Non devono tendere solamente a punire chi si è reso colpevole di un reato, ma devono mirare anche alla sua rieducazione, favorendo il reinserimento nella società. Questo è il principio della finalità rieducativa della pena contenuto nell'articolo 27 della Costituzione. Purtroppo nel nostro Paese tale principio è ostacolato da una situazione di malessere diffuso tra la popolazione detenuta, le cui cause sono ascrivibili principalmente all'annoso fenomeno del sovraffollamento. Uno degli indicatori più drammatici di tale situazione è il numero di suicidi. Tengo a mettere in evidenza la situazione dei suicidi perché ci ha sconvolto molto sia in quest'anno sia nell'anno precedente. Il record dei suicidi è stato il 2022 con 85 in Italia e 7 nel Lazio. Secondo la relazione del Garante Nazionale, nel 2022 tutti gli istituti di pena in Italia si sono registrati 85 suicidi. Si tratta del dato più alto registrato addirittura nell'ultimo decennio. Nel corso del 2022, nei luoghi di privazione della libertà del Lazio, si sono registrati 25 decessi e di cui suicidi 7. Quasi tutti nel carcere di Regina Coeli. Se quest'anno, nel 2023, secondo l'osservatorio di Distretti Orizzonti, alla data del 19 settembre, sono stati rilevati già 53 suicidi in tutto il paese. Questi sono dei numeri drammatici che ci teniamo noi come ufficio del Garante a mettere in rilievo. E poi abbiamo anche un po' di numeri, purtroppo noi controlliamo i numeri, ma i numeri sono degli indicatori molto importanti sull'andamento della vita carceraria. Abbiamo un grande problema, sta ritornando il sovraffollamento. Vediamo i dati più recenti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria relativi alla fine del mese di agosto. Il numero di detenuti presenti negli istituti penitenziari del Lazio era pari a 6.304, con un incremento di quasi 100 unità rispetto ai 6.219 del mese precedente. Dall'inizio di quest'anno il numero di detenuti è cresciuto di 371 unità. In sostanza il trend di incremento del numero di detenuti presenti e dei relativi tassi di affollamento degli istituti penitenziari si è accentuato nei 3 mesi estivi. Stiamo raggiungendo livelli pazzeschi, andremo ancora al 130%. Questi i numeri del DAP al 31 agosto di questo istituto, la direttrice qui presente può darci anche dei numeri aggiornati. Dove ci troviamo adesso? La casa circondariale di Roma, le Bibbia Nuovo Complesso, la capienza regolamentare è di 1170 posti, ma i posti effettivi sono soltanto 1067, i detenuti presenti sono 1508 e quindi abbiamo un tasso di affollamento che è arrivato al 141% oggi dove siamo. I dati relativi ai residui di pena, che è molto importante visto che parliamo di reinserimento sociale, sono diffusi semestralmente dal DAP. Al 30 giugno 2023 il tasso effettivo di affollamento calcolato sul numero di posti disponibili è stato del 121, nel Lazio aumenta al 130. A fronte di questi numeri, alla stessa data il 26,5% dei detenuti presenti in Italia e quasi il 31% nel Lazio doveva scontare un residuo di pena inferiore a 2 anni. Si tratta comunque, visto che parliamo di reinserimento sociale, di persone che in gran parte potrebbero avere accesso a misure alternative. Oggi dobbiamo parlare di questo. Questi sono numeri importanti perché comunque noi continuiamo a non vedere i numeri, ma i numeri sono degli indicatori. Da questi numeri si evince che se funzionasse la progressione trattamentale voluta dalla Costituzione e dalle leggi, non da noi, non avremmo neanche il sovraffollamento che tanto ci affligge. Quindi il carcere della extrema ratio riservato agli autori di gravi reati è conforme alla Costituzione, non lo è però il carcere per ogni situazione in cui potrebbero essere applicate sanzioni sostitutive e attuate misure di comunità per i reati minori.
non volevo togliere tanto tempo perché penso che c'è anche da parlare, come dicevano i docenti e i relatori, dell'ottimo lavoro che svolge il gruppo Idee. Io ho seguito personalmente anche la rivista Dietro il Cancello, mi sono ho visto un lavoro serio, ho visto un lavoro molto seguito, sono orgoglioso di questi progetti del gruppo Idee e anche di tutti i progetti che vengono fatti in tutti gli istituti. Una cosa che volevo che volevamo mettere in evidenza nella nostra praticamente relazione, abbiamo fatto la relazione del Garante, che facciamo ogni anno per la Regione Lazio, abbiamo presentato anche delle proposte, quindi non parliamo solo di negatività ma delle proposte concrete. In brevissimo tempo sono queste: la promozione periodica di tutti gli istituti penitenziari nelle REMS di corsi di formazione professionale certificata. La formazione certificata, oggi le aziende che sono all'esterno vogliono le persone certificate. L'attivazione di una rete di centri per l'impiego anche all'interno dell'istituto. L'adozione d'intesa con l'amministrazione penitenziaria e le associazioni imprenditoriali di una campagna promozionale dei vantaggi fiscali e previdenziali legati all'assunzione di persone in percorsi penali. Tante imprese non sanno che hanno degli sgravi fiscali assumendo delle persone che vengono dal mondo carcerario. Quindi ci vorrebbero proprio dei spot, una diffusione. Tanti imprenditori, che anche noi andiamo in tante riunioni con il mondo del lavoro, non sanno che ci sono questi sgravi. E poi soprattutto un'incentivazione alla presenza all'interno degli istituti penitenziari dei patronati e dei CAF, centri di assistenza fiscale indispensabile per l'accesso alle prestazioni sociali, socioassistenziali e di sostegno al reddito. Queste sono cancrene che purtroppo ci affliggono. E comunque poi quello che serve anche è un grande consolidamento della rete di accoglienza abitativa programmata d'intesa con la Cassa delle Ammende, in modo che sia accessibile secondo livelli diversi di assistenza, anche a condannati in esecuzione di sanzioni sostitutive. Ultima cosa della mia piccola esperienza girando gli istituti di questa regione, c'è un problema che si è sempre sottovalutato. Tanti detenuti mi hanno chiesto di fare qualcosa anche alla loro uscita, perché addirittura privazione di conti correnti, dalle banche dati viene fuori un nome che quindi non ti aprono neanche il conto corrente. Noi